Perché noi siamo stati lunghi anni senza parlare delle nostre cose? Perché ci restava difficile far capire quello che abbiamo subito e il perché l'abbiamo subito. Era difficile, non volevamo dire niente, non... lasciateci stare, dateci un lavoro, vogliamo lavorare, vogliamo... Noi non potevamo vantare reduci di una gloria grandiosa. Eravamo in certo qual modo mortificati nell'animo e nel fisico. Questa omertà, questa storia affossata, questa storia fastidiosa. Le storie dei prigionieri di guerra sono sempre fastidiose. Perché il prigioniero di guerra rappresenta una sconfitta. Gli ex internati ancora oggi, gli IMI, gli internati militari italiani, chi sono? E chi siamo? Questa è la domanda che ci pongono e questa è la domanda che ci poniamo noi. Nel 1936 io con 21 anni sono stato chiamato alle armi e ho prestato servizio nel primo reggimento artiglieria alpina. Fatto il mio periodo militare di leva, congedato nel 1937 e poi come è capitato in quel periodo a tutte le formazioni di giovani della nostra età, chi prima, chi dopo siamo sempre stati richiamati alle armi per via dell'entrata in guerra anche dell'Italia. Sembrava che per i giovani nati in quel periodo tutto sarebbe stato bello, fuori dalla grande guerra che avrebbe evitato tutte le guerre future, si di dicono sempre così, per evitare altre guerre. Ma lavorò tranquillo, eccetera. A un certo punto mi arrivò una cartolina e dovete andare a fare il soldato. Con questa grande parata si concludono le manovre dell'anno 13. Entro il mese di settembre altri 200.000 uomini saranno chiamati nei vostri ranghi per portare gli effettivi dell'esercito al livello previsto di 1 milione di uomini. Avevamo schivato per come classe la guerra dell'Africa, ma molti nostri compagni, anche dell'anno, solo un anno più di noi, del 14, sono andati ancora a fare la guerra dell'Africa orientale in Abissinia. Io non sono andato in Africa, però ho fatto la guerra della Francia, poi Sì.
Abbiamo fatto la Grecia. Un subdolo nemico, la Grecia. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia. E è andata bene che non ci hanno buttati in mare. E poi quando siamo arrivati noi, siamo piazzati lì, abbiamo tenuto il fronte. Poi lì il duce, primavera verrà il bello. Il bello è venuto, sì sì, sono arrivati i tedeschi. Io fui chiamato alle armi, va bene, nel settembre del 1942. Avevo 19 anni. Nel 42 mi hanno arruolato negli Alpini a Ceva e di lì dopo 6 mesi ci hanno mobilitati e ci hanno mandato in Russia. E poi siamo partiti con una nave, la nave Italia che ci ha portati oltremare. Io ho compiuto 20 anni, avevo già 6 mesi in linea in Russia, sul Don. A metà tragitto, a mezzo al mare Adriatico, abbiamo saputo dove era la destinazione. Destinazione Dubrovnik. Io mi trovavo, sono andato a militare nel gennaio del 43, mi hanno chiamato e mi hanno spedito subito in Jugoslavia, a Dubrovnik. E feci il corso da lì a ufficiale, diventai ufficiale e mi trasferirono a un altro reggimento che era il 23 Fanteria, che si trovava a Gorizia. E anche quel reggimento lì si trovava in Jugoslavia. Poi è andato nei Balcani, era venuto a casa nel marzo del 43. Si è rimasto un mese e la mamma diceva: oh Giulio, i tuoi bei capelli. Con l'elmetto si era stempiato. E lui diceva: mamma, sarò contento se potrò portare a casa la testa. Tutte le settimane c'erano sempre 2 o 3 morti, 3 o 4 disertori, feriti, un disastro. C'è stato il 22. Gennaio c'è stata la ritirata, il massacro degli alpini. Vedevi là chi chiamava mamma, chi chiamava la moglie, chi chiamava tutti. E gara che ha potuto scappare. Dovevamo essere preparati per andare in Russia. Poi a gennaio c'era stata la ritirata. Quindi in Russia non ci siamo puntati, va bene? Io e un mio amico abbiamo abbandonato il mulo e siamo andati a piedi. Ho viaggiato 1 mese a piedi dalla ritirata, dal 22 al 28 febbraio che sono arrivato nell'ospedale di Rimini. A giugno del 43, dunque, mi mandano in licenza. Quando ritorno sulla tradotta e sono arrivato a Fiume Susac, ecco, e lì ho assistito alla caduta di Mussolini. Sono stato partito il 21 agosto del 1943, per cui ho fatto pochi giorni di militare. Io sono partito il 30 agosto, siamo andati a Cesena. L'8 settembre ero già militare, tant'è vero che quando mi ero presentato lì al comando del CAR, davanti all'ufficiale, no, che ancora in abiti borghesi mi ha fatto delle interrogazioni, e lui ha fatto: va bene, adesso i tempi sono cambiati, però come soldato penso a fare il tuo dovere, non facciamo politica. Viene l'8 settembre. Nel 1943 io ero alla radio R5 e sentivo sempre Radio Londra, noi eravamo in 30, e gli dico al mio tenente Calcagno, che poi l'hanno fucilato, e
Senta, è finita la guerra. Ah, tu senti Radio Londra, ci sistemo io. Ma io sento niente. Dico, io stasera alle 8 sentirò. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta. 8 settembre. Verso le ore 20 mi avvio alla mensa per la cena e trovo tutto il personale in festa che mi accoglie gridando «Armistizio! La guerra è finita! Torniamo tutti a casa!» E raccogliendosi attorno a me, mi informa che la radio ha diffuso un comunicato per informare che l'Italia ha firmato l'armistizio. Tutti sparavano di là, di là, contenti. Ma l'entusiasmo... Pensavano che la guerra fosse finita. Ordine non ne arrivavano, nessuno capiva niente. Prima arrivò l'ordine di disarmare, di togliere tutti i percussori ai mortai, di buttare via tutto, poi arrivarono... Nessuno ne capiva niente, il fatto era questo. Rimango un poco sorpreso, ma immediatamente la mia mente si prospetta la tragica nostra situazione. Se l'armistizio è stato firmato in pieno accordo con gli alleati tedeschi, potrà avere conseguenze più o meno favorevoli per noi. Ma... E penso alle truppe che la Germania dal 25 luglio in poi ha fatto affluire in Italia e mi convinco che mai la situazione è stata tragica come in questo momento. State zitti, com'è la guerra finita? Per noi comincia solo adesso la guerra. Cioè siamo fuori d'Italia, ci sono i partigiani, adesso ci sono i tedeschi, adesso abbiamo un nemico in più. E allora sono andato a Bolzano e lì... l'8 settembre e al 9 c'era il nostro capitano era ci ha detto ragazzi salva chi si può. Neanche non ci avevano detto cosa succedeva, forse non lo sapevano neanche loro, neanche i nostri superiori. Tant'è vero che nella stessa notte tra l'8 e il 9 settembre fummo equipaggiati di tutto punto, con viveri di riserva eccetera, avevamo perfino un fucile, però senza munizioni. Quindi già di lì si può capire cosa poteva servire quel fucile. Il colonnello non ci ha abbandonati, ci ha lasciato lì, ha mandato poi in avanscoperta, c'erano i carri armati che venivano su, allora il colonnello ha detto guardate ragazzi, aggiustatevi. I carri armati arrivarono anche di fronte alla nostra caserma, il nostro colonnello che in fin dei conti aveva ancora un po' di buon senso, dato che la caserma era nel centro della città, fu furbo, fece quello che doveva fare. Non dice, ma qui dobbiamo arrenderci perché non abbiamo nessuna possibilità di difenderci. E allora con altri abbiamo girato un po' una storia e l'altra, basta, poi ci siamo preso un treno e siamo capitati lì a Mestre. E poi hanno cercato... di andare un po' a destra, un po' a sinistra. Quelli che dovevano andare in meridione sono stati tagliati qui dalla linea gotica. A Mestre c'era niente da fare, non uscivi più dalla stazione. Quindi io sono stato catturato lì a Venezia. Chi voleva che andassi, presentassimo i tedeschi, chi o aderire alla Repubblica Sociale? Ma nell'animo di tutti noi italiani, soldati, militari, specialmente di basso rango, non c'era nessuno che intendeva aderire alla Repubblica Sociale. Quindi praticamente dice, ma come? Il fascismo ci ha portati a una guerra disastrosa, adesso noi dobbiamo ancora contribuire per far sì che regga il cuore. Niente da fatto. E abbiamo cominciato a dire no. E abbiamo combattuto già contro i tedeschi lì. Eravamo lì... in 500, ma tutti giovani appena arruolati, per cui non avevamo nemmeno le armi, non avevamo niente, e di notte sono arrivati con di un carro armato, sono entrati nella caserma, hanno cominciato a sparare, ci sono stati 4 militari italiani uccisi. Non avevamo poi più rifornimenti vari, si esauriva le munizioni, quindi praticamente arriva il momento che... E ci arrendemmo, buttammo tutti i fucili nel cortile, i tedeschi arrivarono e ci portarono al campo sportivo.
sentimmo gridare i tedeschi. Dopo un po' arrivarono due camionette, al massimo forse erano 10, non più di 12 comunque, però armati di mitra cominciarono a sparare all'impazzata. A quel punto uno dei nostri ufficiali, che conosceva un tedesco, parlò con il comandante di quella pattuglia, dicendo: bene, allora adesso cosa succede, questo, e quale sarà, che decisioni si prendono? E quello disse che loro avevano solo, diciamo, l'ordine di accompagnarci fino a Armea. Di lì saremmo saliti su una tradotta che ci avrebbe portato ad Alessandria, dove era stato allestito un grande campo di smistamento, e lì l'esercito italiano veniva ufficialmente sciolto e tutti a casa. I tedeschi percorrevano la strada del Brennero annunciando: italiani, per voi la guerra è finita, gettate le armi, ve ne andate a casa. Quei 12 non potevano controllare 2000, quindi l'occasione di scappare ce n'era più di una, ma valutando tutto si era detto: siccome ci mandano a casa legalmente, non è il caso di scappare. Invece di mandarci a casa ci hanno caricati sul treno, incolonnati lì dal fiume, passato in mezzo a due ali di folla che ci sputavano addosso. Perché là non ci potevano vedere, né lassù, non ci potevano vedere. E allora eravamo in 5, abbiamo preso le colline, no, andiamo andati sulle montagne, abbiamo viaggiato 6 giorni. E dopo siamo andati su e c'era dei bergè e lì facevano la polenta bianca e ci hanno fatto una bella cosa di polenta e abbiamo mangiato. E poi ci hanno detto: ascoltateci noi, stiate qua, non passate il fiume e la ferrovia e la strada perché lì vi prendono. Noi avevamo paura che mandassero a chiamare i tedeschi e siamo andati giù e i borghesi là sui Cruchi ci hanno preso e ci hanno portato a Bolzano. Domenica 12 settembre 1943. Verso le ore 10 un maggiore tedesco fa riunire tutta la truppa accantonata in caserma e la fa inquadrare in cortile, ufficiali compresi, per sentire le proposte del comando tedesco. Il maggiore legge un discorso chiedendo ai militi: primo, chi desidera continuare la guerra al fianco dei camerati tedeschi inquadrandosi nelle SS, a parità di trattamento con queste. Secondo, chi non volendo combattere intende invece arruolarsi come soldato lavoratore in Germania con trattamento pari a quello dei soldati tedeschi. Terzo, i rimanenti saranno tradotti in prigionia. Però noi diciamo e seguitiamo a dire, ma noi non siamo prigionieri di guerra. L'8 settembre, quando mi hanno catturato il 9 settembre alle 10 di mattina che mi hanno catturato i tedeschi, qualche mezz'ora dopo mi hanno radunato tutti gli ufficiali a Alessandria, schierati, hanno detto: tutti gli studenti un passo avanti. Erano tutti studenti, sottotenenti, quasi tutti studenti un passo avanti. Benissimo, allora adesso lì vi mettete una fascia nera al braccio, siete soldati nelle Waffen SS, del servizio di ordine pubblico. E allora noi diciamo: un momento, ma servizio di ordine pubblico cosa significa? Significa che io, italiano, all'occorrenza, con la fascia nera, col capotone della verma, delle Waffen SS, devo sparare sugli italiani. Non ci siete capiti, non siamo studenti, è tutti un passo indietro. Questo è stato il primo no. A Gorizia arrivò il federale a vedersi, a visitarci, mentre noi eravamo già prigionieri, ospitati dagli amici tedeschi. Il federale ci fece il solito discorso: il re vi ha traditi, non dovete andare, voi non dovete seguire Badoglio, e quindi cercate di aderire, sono aperte le iscrizioni, chi vuole iscrivere. Però mi sembra che solo 5 soldati ebbero la sfortuna di essere così scemi di andare con le SS. E 3 ufficiali aderirono, si vede che loro erano fascisti nel cuore e volevano continuare a fare il fascista.
Alle 15 rapporto dal generale Nicchiarelli. Il generale Nicchiarelli ripete a noi quello che è stato detto ai militi perché le condizioni non sono per nulla variate. Gli obietto che abbiamo un giuramento che ci vincola a Sua Maestà il Re ed egli risponde che il giuramento non ha più alcun valore perché l'esercito non esiste più. Conclusione, ci invita a presentare a lui le dichiarazioni firmate perché poi non sa cosa potranno fare di noi. Lunedì 13 settembre 1943. Nella mattinata presento al generale Nicchiarelli l'elenco negativo degli ufficiali che hanno chiesto di firmare la dichiarazione e vengo avvertito che per le ore 18 tutti quelli che non intendono arruolarsi nella SS dovranno sgombrare la caserma. E invece li hanno portato prima a Mantova, in un campo di raccolta, e poi dopo 8 giorni di vita proprio infernale in quel campo, perché non c'era nessuna organizzazione sia per il vitto sia per l'igiene, eccetera. Dopo 8 giorni mi hanno caricato su una tradotta e ci hanno portato in Germania. Nel carro bestiame è impossibile dormire, perché è talmente sconquassato che siamo sbattuti da una parte all'altra. Si sonnecchia nelle lunghe soste in stazioni ignote. Attraversando l'Austria, poiché siamo riusciti a farci aprire ed a tenere aperto il portello, lungo la linea ci vengono buttati dai civili mele e pane. Altrettanto avviene nelle rare stazioni dove si sosta. E poi salimmo sulla famosa tradotta carro bestiame, quello che portava anche gli ebrei, che portava i deportati politici, eccetera, i carri bestiame che erano uguali per tutti. Uomini 40 e cavalli 8, no? Dove c'era scritto cavalli 8, uomini 40, noi eravamo stipati almeno il doppio. Perché avevamo solo il finestrino per l'aria, tutti i bisogni venivano fatti dentro a questo vagone. 70 persone su un vagone e per 20 giorni siamo stati su senza scendere, passavano solo l'acqua da bere. Noi avevamo nel zainetto ancora qualche scatoletta, qualche galetta e dovevamo razionare perché quando si scende? Siamo arrivati a Innsbruck, finalmente ci hanno permesso di scendere giù a bere un po' d'acqua, qualcosa, perché da mangiare non ce n'era. Siamo ricaricati di nuovo e siamo partiti. Il nostro viaggio è durato 5 giorni e 5 notti. In principio non ci chiudevano neanche la porta, i contadini, anche sloveni, ci buttavano delle mele sul vagone e si andò avanti. Quando passavamo, diciamo, davanti a dei villaggi il treno, allora dai balconi vedevamo i tedeschi, ci minacciavano col pugno, gridandoci badoglio e altre frasi incomprensibili ovviamente per noi. E questo tipo di viaggio continuò ed eravamo sempre più abbrutiti. E lì abbiamo attraversato della Germania, dove le ruote sulle loro locomotive era scritto le ruote girano per la vittoria, e noi man mano che ci passavamo, prima avevamo un cuore, eravamo abbastanza ottimisti, poi quando vedevamo la potenza che aveva la Germania, ci ricredevamo di tutte le nostre idee e dicevamo qui non so come andrà a finire. E man mano che si andava avanti eravamo sempre impressionati della loro potenza e della loro forza. E quel viaggio continuò per 10 giorni. Ci dettero da mangiare in quei 10 giorni 2 volte un pezzetto di formaggio e una fettina di pane nero, che c'era di tutto meno che farina di grano. Poi la sete. Allora quando la tradotta si fermava, si scendeva, vedevi delle fontane, ma subito i soldati col calcio del fucile ti facevano risalire sul vagone. Allora anche lì praticamente, passando i giorni, erano diventate condizioni piuttosto disumane. Siamo come storditi e non riusciamo a convincerci della nostra sorte. Cerchiamo di stare allegri quanto possibile, confortandoci nell'illusione che, chiarita la nostra posizione, rifaremo presto il viaggio di ritorno. E gli ufficiali erano anche loro con noi sui vagoni. Poi però quando siamo arrivati allo Buchenwalde, gli ufficiali li hanno messi da parte e noi invece ci hanno messo nei quei capannoni lì, quei baracchi lì. Tutti gli ufficiali da una parte
sottufficiali graduati e truppa da un'altra. Cioè, il maresciallo contava come un soldato per il tedesco, non aveva distinzione, cioè tutta la gente da lavoro. E ci hanno portato a Kainesteinbruck, un campo che ci sarà stato dentro 50.000 soldati italiani, perché in quel momento arrivavano tutti e ammassavano lì. Ad Amstein è stato solo un campo di smistamento, organizzazione tedesca perfetta. Lì ci hanno disinfettato, tagliato i capelli, dato il numero della matricola, che era poi un cartellino di lamiera, doppio, si poteva spaccare da doppia parte, e al collo che non poteva togliere, doveva sempre tenerlo. Ci hanno fatto le radiografie, ci hanno fatto le fotografie. Lì, il giorno dopo, uno per uno, fotografia, ci hanno preso tutto quello che avevamo, orologio, eccetera, il numero di prigionia, il mio numero era 13.399, tra i centrai 9. Poi siamo arrivati vicino a Berlino, a Wattestedt, un paese. Ci hanno scaricato lì di notte, abbiamo fatto 1,5 chilometri, 2 chilometri a piedi, e c'era gente ferita che cadeva per terra, non ce la faceva camminare, i tedeschi col calcio del moschetto, colpi nella testa. Baracche di legno, quella dei gabinetti in muratura, acqua all'aperto, una pompa ogni due baracche. Siamo alloggiati in 20 per scompartimento, su castelli biposto, senza pagliericcio, e ci diamo subito da fare per ripulire la nostra dimora, poi ci buttiamo a riposare sulle tavolette di legno che formano il letto. In un campo di concentramento con tanto di fil di ferro spinati intorno, con tanti di isolatori, con io che ero un elettrotecnico, come ho visto gli isolatori, ho capito com'era la musica, con i cani che giravano lì in mezzo, e ci mettono in uno stanzone con dei pancacci da dormire a strisce, perché la sporcizia non rimanga sul piano. Le baracche perdevano acqua da tutte le parti, il riscaldamento non c'era più, le chiusure delle finestre non c'erano. Diciamo, come bagni igienici, servizi, c'erano tanti bidoni nei lager, no? Nel lager, nella capanna, dove praticamente venivano riempiti, poi a turno il mattino bisognava svuotare. Eravamo un 20.000, non italiani. C'erano italiani, francesi, inglesi, russi, un po' di tutto. E lì siamo stati dal settembre fino, mi pare, alla fine di novembre. E lì, cinghia. E lì praticamente la giornata trascorreva nelle tese intanto di quel misero rancio che ti davano ogni 24 ore, consistente in una mezza gammella, diciamo, di brodaglio, rape o carote o cavoli rossi, eccetera. Un pane che io chiamo mattone, no? Perché erano fatti a forma di mattone, no? Pesavano un chilo. E allora quel pane venivano diviso in 6, 7, 8 fette. Quindi una fetta di quel pane lì è un quadratino di margarina grande come un dado dei nostri da fare la minestra. A mezzogiorno una tazza con tagliatelle di barbabietole, dalle quali avevano estratto lo zucchero, cotte dentro dei calderoni, senza sale, senza niente, no? Domenica 19 settembre 1943. Ci riuniamo per sentire le comunicazioni di un delegato del nuovo governo italiano. Sostiamo, inquadrati, per parecchio tempo assistendo ai vani sforzi dei tedeschi per impiantare e fare funzionare un altoparlante ed un microfono, che non funzionano. Ogni tanto mandavano qualcuno
della SS con un repubblichino di Salò, quelli dei Monterosa, due o tre di italiani che avevano aderito a cose. E lì leggevano la dichiarazione se volevamo aderire al Terzo Reich, al Reich e ai fascisti. Ci ammasciarono in vasto piazzale che c'era proprio davanti alle baracche. Il comando tedesco aveva eretto un palco. E su quel palco, oltre ai comandanti tedeschi, scese il fascista, il gerarca. Ma cosa state qui a fare? Venite in Italia, mangerete bene, sarete vestiti bene, avrete donne finché volete. Finite di fare questa vitaccia che non sta né in cielo né in terra. Il re e Badoglio sono fuggiti vigliaccamente, lasciando l'esercito allo sbando. Voi, per salvare l'onore della patria, è stata costituita la Repubblica Sociale Italiana. Dovete aderire a questa Repubblica Sociale e ritornare a combattere a fianco dell'amico alleato tedesco per salvare l'onore della patria. Diversamente, sarete considerati soldati traditori e come tali trattati. Tanto l'autoblinda aveva sempre la mitragliatrice spianata, la giravano per far paura, no? Ma io vidi degli alpini, dei vecchi alpini che superavano la trentina, che piangevano quasi terrorizzati. Eppure, davanti a quell'invito, pochissimi uscirono dalle file. I badogliani, siete una razza inferiore alla nostra, non siete più italiani. E poi chiamavano, a uno, io l'ho visto uno solo una volta uscire, perché chi diceva di sì è uscito. E quindi lì si trattava di fare la scelta. E noi non abbiamo aderito per niente, perché abbiamo sempre detto di no. Tutte le volte che ci ha chiamato, ci ha invitato tre volte, ci ha invitato la terza volta, si è stancato di dirselo, allora ci ha detto andate che sarà peggio per voi. E noi continuavamo a dire no e ci riducevano i viveri. Se volete mangiare di più dovete aderire, fate una firma, mangerete di più. Ci hanno detto se volevamo andare insieme a loro, a combattere insieme a loro. Noi eravamo in sei e non siamo andati. Su 400 che eravamo, non so se hanno aderito 4 o 5. E allora ci hanno detto, voi altri in questo campo dovete morire. Fu l'inizio, diciamo, della nostra storia, quella che era la nostra e che avvenne anche negli altri campi, ma noi in quel momento lì noi non sapevamo quanti soldati erano stati catturati sull'intero territorio, non sapevamo quanti campi del genere ci fosse sul territorio tedesco. Per noi la nostra realtà era solo quella racchiusa in quella vostra recensione. Per assurdo, avremmo potuto essere solo noi i militari catturati, non sapevamo niente. Non abbiamo avuto nessuna propaganda, non abbiamo nessuno che ci informasse di come stassero le cose, è stata tutta una scelta nostra e spontanea. Ma perché noi non volevamo più andare con i tedeschi, il nostro esercito aveva fatto un armistizio, perché dovevamo andare con i tedeschi? E tutti dicevano no, con quella gente lì non andiamo, vuoi andare con quelli che hanno ucciso a Cefalonia i nostri compagni e via. Quindi era un no spontaneo. E questa è stata la forza degli ex internati, cosa che nessuno ha ancora capito e non l'ha ancora scritto in modo chiaro e indelebile, perché gli ex internati sono stati i primi ad essere contrari al fascismo. Dileggiati, insultati. Insultati perché non accettavano di aderire alla Repubblica di Salò, che avrebbero avuto tutto, e una scelta così è una scelta molto difficile. Torino, 9 marzo 1944. Giorgio carissimo, mi auguro tu abbia ormai ricevuto le nostre numerose lettere.
e tu possa avere notizie più recenti. Ho saputo che anche tu sei ora nelle condizioni del tuo amico di Saluzzo e abbiamo parlato per tentare di farti venire qui. Quindi, se ricevi una richiesta da qualunque persona venga, anche se non ti è simpatica, mi raccomando, accetta senza reticenze. Noi abbiamo fatto tutti i tentativi e se Dio ci aiuta e se riesce, non vorremmo che il tuo rifiuto facesse crollare le nostre speranze di rivederti presto, specie per la mamma, che pur stando bene di salute ha ormai 88 anni. Anche se prigioniero, sarai almeno più vicino a noi e questo è quanto conta di più. Sono chiamato al comando tedesco con gli altri ufficiali che vengono interpellati per l'adesione al fronte del lavoro. Il maresciallo tedesco, con un sorriso ironico, mi dice che la Fiat di Torino ha richiesto che sia rinviato al mio posto di lavoro. Capisco a volo che deve trattarsi delle pratiche fatte per ottenere il mio ritorno e mi sottopone per la firma le formule di adesione sia per l'arruolamento nella SS e sia per il mio impiego al fronte del lavoro. Per quanto le conosca assai bene, fingo di leggerle attentamente ed incomincio a restituire la formula di arruolamento con la SS dicendo Nein. Leggo o fingo di leggere e rileggere la formula relativa al fronte del lavoro e poi restituisco anche questa ripetendo un secco Nein. Il soldato era obbligato a lavorare, noi ufficiali ci dicevano firma, non firma, vabbè, eravamo 24 ore a fare niente. Nostra giornata, come ho detto, il mattino svegli alle 4:30, poi subito sommaria, pulizia, eccetera, l'appello, l'immancabile appello. Sul piazzale, col freddo, soltanto con la camicia e mutandine, chi le aveva, perché tanti avevano pezzi di mutande di inverno dei militari, tante delle mutandine, calze, non c'era più niente, e lì cominciavano a contare. Sbagliavano, tante volte facevano posto a sbagliare per ricontare ancora, tenerteli. Dopodiché, tutti nel viale in attesa che i vari Meister venissero a prelevarci e portarci sul lavoro. Veniva dei contadini, veniva una fabbrica di falegnameria, veniva le miniere che avevano bisogno di gente. Oppure degli chef di aziende che chiedevano un quid di uomini. Chi 10, chi 20, chi 15, chi 30, secondo le esigenze. E te, là. Era o la vita o la morte. Invece c'erano, per esempio, dei lavoratori che erano i più privilegiati. E quali erano quelli che facevano i lavori più faticosi e più sporchi? Cioè erano i carbonai e gli spazzini. Allora i carbonai dovevano scaricare camion di carbone, riempire i sacchi, portarli su negli edifici con i sacchi in spalla agli abitanti. Mi ha dato un carretto con tre sacchi di qua, tre di là, ha attaccato una spalla al carretto, un biglietto però a mano e via. Però praticamente ecco che da questi, diciamo, degli abitanti, dei locali, degli indigeni, chiamiamoli così, alle volte ricevevano come compenso da queste famiglie o del pane o delle patate o delle sigarette o qualcosa, quindi questa era la loro fortuna. C'era una donna, portato sul carbone due sacchi o tre, e l'ultimo mi dice allora, dice, voleva darmi dei soldi. E io gli ho detto no, signore, no, dice, fino a un becco, allora dice, io... È andato a prepararmi il pane. Il primo lavoro che mi ha mandato a fare è stato a Schweikerat, in una birreria.
facevamo 14 ore al giorno, ma tutto sommato era buona, perché una manciata di orzo mettevamo in bocca e riuscivamo a... Lì voglio dire che c'erano anche dei civili, per esempio, delle donne che non si facevano vedere, ma mettevano delle fette di pane con su un po' di margherita e noi sapevamo andare a prenderla. Io sono stato uno dei fortunati, perché sono andato a lavorare in un grosso centro commerciale, dove dallo zucchero al formaggio, al tabacco, tanto è vero che alcuni di noi rubavano le sigarette, i sigari, e poi li vendevano al capo di questo centro. Cosa strana, eh? E lui non si capiva come potevamo essere in possesso di quello. Invece i più sfortunati di noi, parlo in generale degli IMI, furono quelli che li mandarono a lavorare nelle miniere. Mi ha chiamato Trai Noi, mica per nome. Mi ha abbinato con un altro minatore, è andato giù a 200 metri, c'era una montagna di materiale da rompere. Basta, questo qua, l'ho capito dopo, concorreva per la croce di cos'è che le dava Iter, che produceva di più, eccetera. Basta, si mette a spaccare pietre e dico, qua c'è niente da fare, bisogna tenere. Basta, l'ho tenuto dietro, eccetera, eccetera. Arriva poi questo qua che voleva controllare e gli chiede come mi ero comportato. Questo qua dice, Phil Stark, è molto forte. Se n'è andato via, ha detto più niente. Ci hanno fatto lavorare in una grossa miniera di calce, di pietre, di talco, non so di preciso qual fosse, c'era molta polvere. E ci hanno fatto stare lì notte e giorno, lavorare lì, perché dal buco di entrata della miniera hanno messo tutte le loro vigilanze, tutte, non ci lasciavano più uscire, solo lavorare dentro lì. E lì abbiamo poi capito, purtroppo, che molti di nostri hanno avuto poi delle difficoltà respiratorie e che morivano in un modo proprio così, che stavano avvelenati da tutta questa polveria che c'era. Ci hanno preso, ci hanno portati tutti in piedi, tutti quanti incamminati, accompagnati al bureau di questa grossa fabbrica. Sapevano che io ero Ettore Jacobi, diplomato da pochi mesi alla scuola Alessandro Volta di Torino, addetto alle sale prove. A me, quando mi hanno chiamato, mi hanno mandato a lavorare alla Siemens di Berlino. Cioè, la chiamavano la PUC e facevano carri armati, li facevano. Fondevano il ferro, facevano V1, V2, facevano carri armati, apparecchi, un po' di tutto facevano. Perché era tutto roba d'acciaio, no? Lo passavano nell'acido, lì c'erano gli ebrei, là nell'acido che le facevano, poi noi le cassette le mettevamo nei saccatoni. E lì ci portarono a lavorare in un deposito, era un deposito di legname. Quindi praticamente il lavoro era sempre quello, per tutte quelle ore, sempre con travi in spalla, su e giù, più o meno una cosa come fosse una specie di girone dantesco. Eravamo in tre. Io, un polacco, ricordo che lo chiamavo Johnny, lo chiamavo il polacco, e una russa. La russa era di Kharkov, Lili, era stata rastrellata lei, una bella ragazza. Me la ricordo solo del 1926 lei, che si parlava di età. E lei era con me, il carrello ci spingeva la tornitura. No? Allora c'erano questi sei prigionieri francesi, tre italiani, otto ragazze ucraine rastrellate dalla ritirata, perché ormai nel 1944 l'esercito tedesco ritirava. E c'era questa russa che lavorava con me e mi diceva sempre, Natalino, Vanskrieg fertig con me, quando ti uscite la guerra,
Ti dice, intanto non hai nessuno, vieni con me, a carico. A parte la fame che avevo, l'hai cambiato lei con una mela. Mi spiego? A parte il sesso, non poteva esistere. Un giorno mi mandano su chipe, chipe vuol dire, uscivano i vagoni, no? Pieni, le dovevi alzare e vuotare. E mi ricordo lei per me aveva dei gesti, mi abbracciava, una carezza d'affetto, molto bella, bruna, aveva i capelli, aveva gli occhi, gli occhi strani, olivo, color olivo, no? Strani, ma alta, slanciata, bella, proprio bella. E poi mi chiamava, Natalina, Natalina. E poi un mattino non sono più venuta a prendermi e non l'ho più vista. Allora, uno ce l'ho fatta, perché eravamo in due, un minatore tedesco e il secondo già un po' di meno. Il terzo non ce l'ho fatta. Questo qua mi ha dato un calcio nel sedere con quelle scarpe da minatore che avevano loro. Madonna, io non ci ho più visto. L'ho preso per così le dire. No, adesso, ma sul serio, gli dico, guarda, andiamo tutti e due giù, 400 metri, io c'ho poco da perdere, tu hai più da perdere. Allora c'erano altri minatori lì attorno che non so cosa facevano. Allora c'era l'altro fa, Petro Lamsam, mi ha portato via. È finito lì, ma dalla disperazione, perché creda pure che tra la fame e tutto, oramai era già 2 anni che... Perché a mezzogiorno mangiavamo un etto e mezzo di pane con la margherina, il pane che ci davano era un filone per 10. Però, ascolti questo che può sembrare ridicolo, ma come eravamo conciati. Uno girava la schiena, dopo aver tagliato le fette, diceva di chi è questo? Di Mario, per aver paura di sbagliare che uno andava un po' di più dell'altro. Facevamo 2 pasti, il pasto in azienda e il pasto serale, quindi ci è andata bene, no? Sul lavoro, a differenza di altri miei amici visti dopo, trattati malissimo sul lavoro, ma che a mezzogiorno gli davano la minestra, a me non hanno mai dato assolutamente niente. E poi alla sera, alle 18, si rientrava. Quindi rientrava, si mangiava quella gamella lì calda di patate, era a pelle di rape, e le patate uguali erano pelle. Non c'era mai dentro, qualche volta c'era dentro una manciata di mais, no? Che mettevano dentro. Noi come lavori pesanti avevamo diritto a una volta alla settimana un pezzo di carne con l'osso, non so che carne fosse. Comunque quest'osso settimanalmente girava, un giorno uno, un giorno l'altro, e lei nella notte sentiva il rosicchiare del fortunato che aveva quest'osso. E poi allora si stava lì, si parlava, eccetera, poi di nuovo l'appello, allora finito l'appello si spegnevano le luci e si andava nella cuccia. 20 novembre 1943. Carissimi, sto bene e non mi occorre nulla. Mangio, lavoro per qualche collega e alle 18 mi corico lieto, se il sonno e i sogni mi fanno dimenticare la mia situazione, che del resto sopporto serenamente, con rassegnazione, pazienza, sorretto sempre dalla incrollabile fede nei destini della nostra patria, che non può e non deve perire. Quello che turba la mia serenità è non sapere niente di voi, e confido nel buon Dio che prego sempre perché vi conservi tutti sani e mi conceda di riabbracciarvi presto. Per il Natale, che sarà triste per tutti, tutti i miei auguri e baci, specie a mamma. Carissimo Giorgio, ieri mi sono informata alla Croce Rossa e mi hanno detto che il pacco da noi spedito il 10 gennaio è giunto a destinazione. Mi auguro che tu lo abbia ricevuto e che ciò che ti abbiamo mandato ti sia gradito e utile. Caro Giorgio, vedrai che tutto finirà presto e ci sarà concessa la gioia di ritrovarci tutti. Domani è il tuo compleanno e non so farti che un solo augurio. Poterti presto riabbracciare.
ci diceva tutte le cose essenziali, non potendo parlare d'altro. Per quanto riguarda la mia malattia, non posso dirvi nulla perché non ci capisco niente e niente mi dice il dottore. Ho ricevuto un mese fa il pacco contenente le punture. Vi prego di non lasciarmi senza medicinali. Non vi dico quant'era difficile poter avere dei medicinali. Ai primi di settembre avrebbero dovuto andare in vigore gli accordi Hitler-Mussolini per la nostra trasformazione da internati a liberi lavoratori. Tutto poi si limita a compilare elenchi per categorie, ad interpellare gli ufficiali di complemento per il lavoro volontario ed a mandare poi al lavoro obbligatorio una 80ina di ufficiali inferiori di complemento, i quali partono fermamente decisi a non accettare alcuna formula di adesione ed a fare solo quanto saranno obbligati a fare con la forza. Noi ufficiali in servizio attivo siamo esclusi da ogni richiesta. Nell'ottobre del 44 Hitler dichiara gli IMI tutti civili, lavoratori civili, perché Mussolini aveva chiesto di liberarli. Ora per farsi vedere aveva dichiarato, dico, adesso cambia qualche cosa. Poi cominciano a pasciarci internati civili, cioè praticamente già da luglio avevano chiesto che dovevamo pasciare civili, dovevamo firmare, però tutti di noi ci eravamo rifiutati di firmare, no? Allora praticamente ci avevano pasciato internati civili d'ufficio. Non avevamo più le guardie militari, nessuno, però alla notte passava l'SS con i cani polizia, cani poliziotti, a vedere se c'erano intrusi o se mancava qualcuno all'appello. Non facevano l'appello, ma vedevano i posti vuoti, allora lì succedeva quello che succedeva. Uno del lager andava al lavoro a piedi o in tram per conto suo, non più scortato. Con due avvertenze, che tra l'altro rischiando non sempre erano osservate. Prima di fare la strada che portava di lì a là e non andare da un'altra parte. E secondo, che dopo le 8 di sera non si doveva essere fuori, si finiva di lavorare, non ricordo più bene, ma mi sembra le 5, un'oretta per raggiungere il posto di dove si dormiva, con un buono firmato dal capo o dalla capa, si andava ancora alla cucina e ci davano il mangiare. Il buono significava che la giornata l'avevi passata sul lavoro. Se non era firmato il buono, la cucina non ti dava niente da mangiare. E poi ci pagavano. Eravamo iscritti all'organizzazione del lavoro tedesca. Io potrei portare un listino con quello che guadagnavo. Prendevo, non so, 130-140 marche di allora al mese. Che però una parte bisognava dare il padrone di lager per il vitto e l'alloggio. Quindi l'alloggio era sempre quella cuccia nella baracca e il vitto era sempre il solito, quello che arrivava una volta al giorno, quindi non era cambiato niente. Era cambiato solo, diciamo, la funzionalità, il modo come funzionavano, che ti pagavi te la retta, diciamo, del lager. Poi alla sera invece si andava in una baracca dove c'era i soldati di fuori e si poteva anche uscire nel paesino a prendere qualcosa, ma non avevamo soldi, non ci hanno dato soldi, ci avevano dati i mark lager, ma che la gente non le voleva. Era tutta una presa in giro. Mi hanno mandato a lavorare in una fabbrica dove si costruiva V1, V2, quelle famose bombe volanti, possiamo dire che erano i primi missili della storia. E lì ho conosciuto un prete,
certo Noël di Lione, che lavorava anche lui lì in quella fabbrica e mi aveva messo proprio vicino a lui a lavorare. Una mattina questo prete è venuto al lavoro piangendo e ho chiesto che cosa aveva. E lui mi diceva: quello che stiamo facendo noi due serve per far morire tante persone. E io dice: non posso più fare questo lavoro. Io avevo una grande fiducia, ho detto prima, io ero molto cattolico. Può pensare avere vicino un prete, eccetera. E avevo tanta fiducia in questo prete. E ho detto cosa si poteva fare. E lui mi dice: dobbiamo fare degli atti di sabotaggio. È andato avanti circa un mese e hanno trovato il guasto. Ci hanno pescato tutti e due. Dopo un sacco di botte e un lieve processo, così, il prete è stato mandato nel campo di sterminio di Mauthausen, mentre io sono stato mandato nel campo, io lo chiamo sempre il campo di Lublino, e lì ho cominciato la mia vita in campo di sterminio. Il campo era formato di 200 e tante baracche e era suddiviso in 20 blocchi di 10 baracche ciascuno. Avevano creato una commissione. Questa commissione entrava tutte le sere in uno di questi blocchi a turno e sceglieva i più anziani, i più deboli, eccetera, e dicevano: voi domani non andate al lavoro, che siete ammalati, avete bisogno di cura e di riposo, verrete trasportati in ospedale. Però prima dicevano: dovete fare la doccia, perché in ospedale si deve entrare ben puliti. E c'erano tre grandi sale con scritto sopra doccia. E che quando eri dentro, invece di aprire i rubinetti dell'acqua, aprivano i rubinetti del gas e li facevano morire in questo modo. Tante volte non erano ancora morti, che venivano buttati nei forni crematori. Considerati un essere umano, eravamo solo delle cose, dei numeri, e eravamo costretti a subire delle più infamie cose contro di noi. Scusate. Io non so come ho fatto a resistere, era perché ero giovane, non lo so. Comunque sono riuscito a farcela. I russi avevano sfondato le linee tedesche e io che studiavo, mi ero messo a studiare il tedesco, cercavo di tradurre il bollettino e capivo che avanzavano i russi, anche se i tedeschi cercavano di nasconderlo. Le notizie noi le sapevamo, io non so come si faceva, le sapevamo prima dei tedeschi le notizie, prima dei tedeschi. Perché a Oberlangen si era formata una bella associazione
antinazista che avevano fatto la radio, come per esempio per fare la radio hanno rubato una parte della dinamo a un sergente tedesco che veniva sempre lì a controllarci, e lui un bel giorno non ha più trovato la dinamo. Per esempio Stalingrado, tutta quella roba lì, noi l'abbiamo saputo prima ancora di loro, lo sbarco in Normandia l'abbiamo saputo prima di loro. Da un'altra parte c'era gli inglesi e gli americani, ma era divisa da un reticolato con l'elettricità, quindi non potevamo avvicinarsi troppo, però ogni tanto da nascosto qualcuno riusciva a parlare, non so, per esempio quando sono sbarcati, questo è un altro fatto, sono sbarcati gli americani in Francia, no? C'erano delle pozzanghere perché aveva piovuto sul piazzale del campo. Loro avevano messo delle barchettine di carta che navigavano così e noi non riuscivamo a capire cosa volevano dire. Poi alla fine uno è riuscito a capire che sono sbarcati, o che è riuscito a parlare, che sono sbarcati gli alleati in Francia, quindi la guerra sta per finire. Un giorno, in ricordo, un bombardamento a tappeto, noi quando c'era anche naturalmente l'allarme, andavamo sotto, accompagnati dalla guardia della fabbrica, com. E allora è avuto un bombardamento a peso, sono uscito, la fabbrica non c'era più. All'altezza c'era di 2 metri, rasa al suolo, ma uno stabilimento tipo la Fiat, grandissima, rasa al suolo. E io mi ricordo, lì ho preso dalla paura, là mi stavo male, un po' di febbre, allora c'era l'ospital, dentro l'infermeria del campo, è andato dal dottore, non mi ricordo, ma guardato, mi fa: ganz geld, sei tutto giallo. L'itterizia. Dallo spavento mi è venuta l'itterizia. Siamo arrivati nella grande città portuale di Amburgo. Quando scendemmo, tanto per cambiare, pioveva. Una serata uggiosa, fredda, e sullo sfondo vediamo cumuli di macerie, dove ogni tanto si ergevano come degli scheletri, come delle lance, dei pezzi di edifici che salivano verso il cielo, così come tanti pezzi di cadaveri. E là sotto, praticamente alla fine di giugno dello stesso anno, era stata bombardata ininterrottamente per 3 giorni e 3 notti consecutive, sia con bombe esplosive che con bombe di fosforo. E là sotto parlavamo già tra i 70 e i 100.000 morti là sotto. Arriviamo a Pirna, vicino a Dresda. Il 14 febbraio, il 13 febbraio, gli inglesi bombardano al fosforo, dove fecero centinaia di migliaia di morti. Una notte tutta illuminata, sembrava che bruciava il cielo. Noi eravamo 12 chilometri. Alla mattina dopo ci hanno portato a Dresda. A Dresda siamo portati in stazione a tirar fuori i morti dei vagoni bruciati, tutta la gente nelle case bruciate. Io tiravo il carretto, io un altro. E li mettevano sui morti, li portavamo fuori in un prato e c'erano altri che seppellivano. 8 giorni quella vita lì. Giovedì 5 aprile 1945. Intensa attività aerea notturna. Nel pomeriggio si sentono colpi di cannone, mitragliatrici, fucileria sempre più vicini. Aumenta l'euforia e sembra che gli alleati debbano essere qui da un momento all'altro. Se saranno rose, fioriranno. E lasceremo le spine tedesche per cambiare padrone, perché non mi faccio troppe illusioni e vedo la libertà non immediata. Io mi accontenterei di essere a casa per il 17 luglio, compleanno della mamma. E arriva un momento, un giorno, il giorno primo
aprile del 45 era il giorno di Pasqua. E i tedeschi praticamente ci hanno fatto capire la situazione loro era come il nostro 8 settembre. Distruggevano tutti i documenti che potevano avere lì. Hanno bruciato tutto, tutto. Poi ci fanno fare la partenza per una marcia. Chissà dove andare, via. Andiamo, no, qui lavoro non più, andare avanti, lavoro oltre. No, no, chissà se la sono passata male, ancora più di noi sono gli ufficiali. Guarda che quando venivano avanti i russi dall'altra parte, che i generali, gli ufficiali erano in qualche campo lì vicino, grande marce e qualcuno le seminavano per strada. E si faceva fare la marcia di 100, di 200 chilometri. Dipende dai denutriti, gli fa fare 100 chilometri, quanti ne arrivano al centesimo chilometro. E se uno cadeva, non morto, cadeva vivo, dietro c'era reparti particolari delle SS che avanzavano. Mentre lì eravamo al riparo, si mangiava quasi niente, ma il seguire per andare dove? Camminare quanto? Per quanto? Per fermarsi dove? Accompagnati da chi? Era... E allora in 7-8 abbiamo preso una decisione. C'era questo poligono, non un grosso poligono, ma un poligono sarà stato lungo... Era stato lungo 150 metri con i due muri e davanti c'è questa fossa che è sotto il livello in cui gli addetti tirano su i centri. Quella notte, non so chi gli è venuto l'idea, abbiamo deciso di, mentre ci si incolonnava fuori dalle baracche, di girare e di mettersi lì al buio e di sfondare sta porta, che era un lucchetto mica di tenuta, era un lucchetto, e di mettersi in questo fossa. Erano stati 10 o 12, pioveva, sopra era aperto, perché sopra era aperto, pioveva, per terra c'era la fanghiglia, ci siamo messi lì e c'è stato un inferno, ma vero inferno. Abbiamo cominciato a sentire il rumore dei cannoni, 20 giorni prima, e ho detto, se si sente non saranno mica distanti. Aprile del... Lì non so se era il 7 o il 10, non so, lì abbiamo più visto nessun tedesco, più nessuno. Gli americani sopra e sotto bombardare, siamo stati 3 giorni in un bunker. Va su, questo mio amico va su a vedere e dice, viene giù, dice, sono i russi, hanno la stella. La stella, dice, io gli dico, ma la stella rossa o bianca? Bianca, lo sono gli americani. E sono scesi le truppe d'assalto a piedi a snidare i tedeschi, di cui... Prima sentivamo gli spari lì, poi sentivamo gli spari uno di qui e là bombe a mano, grida, mitragliatrici, tutto. A me il primo che mi viene vicino è un nero, non avevo mai visto un nero in vita mia, piccolo così. Era stato in Sicilia, lo sbarco in Sicilia, parlava un po' l'italiano, mi ha baciato, mi ha dato, sa che avevano quelle scatolette con dentro dei cioccolati, la sigaretta. Mi ero addormentato io, ma... Sembra strano, ma la fame, la stanchezza, la paura, le bombe, l'alcol, mi sono addormentato. E lui, Ettore, cosa c'è? Usciamo. Io mi sveglio, guardo, era giorno, 6 del mattino, 7 del, era aprile, quindi 6-7 del mattino, e gli dico, ma sei scemo? Mi fa, guarda chi c'è lì. Un russo, col mitra, e aveva detto a tutti... di uscire, e tutti sono usciti con le mani in alto, e ero rimasto io, che ero l'ultimo che dormivo, e il mio amico che cercava di convincermi. Quando siamo usciti, sono uscito anch'io, tutti lungo su sto muro, mani alzate, questo che parlava una lingua, che ci avevo messo un anno a capire qualcosa in tedesco, e adesso non capivo di nuovo più niente un'altra volta,
e le pallottole che sbriciolavano il muro, perché i tedeschi erano di là, non vicinissimi, ma sparavano. E questo andava, era nervoso, giovane. Poi dice, questo è ammalato, i miei amici. 2 ore dopo è arrivato il medico americano, mi ha visitato, ha detto domani mattina all'ospedale di Linz. E mi ha portato all'ospedale di Linz. Sono stato dentro 10 giorni, anche lì trovo un nero. Parlava bene l'italiano questo qua. Allora, tutte le mattine mi dava un pezzetto di cioccolato, gli infermieri non volevano che mangiavamo troppo perché sennò ci si gonfiava e si moriva. Quindi in 10 giorni sono guarito. E poi comincio, partigianski. Allora qualcheduno, no, niente, italianski fascisti, porca miseria, adesso questo ci stende tutti lì. A un bel momento va via, viene un ufficiale, lui gli parla e l'ufficiale fa italianski carasciò, come è? E lo porta via. Noi stiamo ancora lì un po', e poi abbassiamo le braccia e... Al mattino ci siamo visti fior di carri armati, addirittura dei Sherman, cose del genere. Il 12 alle 4 è arrivato gli americani nel paese, a Menselmis. Hanno messo un carro armato lì, 2 carri armati lì in quella piazza, e noi italiani, sa come sono gli italiani, corre là, là, là. Sono usciti e gli ho detto I am prisoner of war, e loro si sono messi a sghignazzare perché c'erano più italiani o italo-americani che non americani. E allora hanno aperto tutti i negozi, tutti i magazzini, e all'indomani eravamo tutti vestiti di nuovo, tutti... Poi sono stati giorni di felicità, perché ognuno era autonomo, faceva quello che voleva. Io mi sono fatto un zabaglione con 1/2 chilo di zucchero e 6 uova, mi sono mangiato tutto un cotechino con 1/2 chilo di lenticchie. Si piangeva della contentezza, eccetera. Però abbiamo corso dei rischi, perché hanno cominciato a dare da mangiare, e mangiando un po' troppo era pericoloso, e molti sono morti proprio per questo. Eravamo 3.800 ufficiali degli Ancorani, io stavo molto male, perché appena libero mi ero buttato sui... magazzini di cibi, ho fatto una mangiata per farmi scoppiare lo stomaco, stavo malissimo proprio, stavo in piedi proprio, ma sai, lì era la furia, sì, sì. La fame, la sconvolse, muoio ma pancia piena, andavo dicendo, muoio ma pancia piena, la fame è terribile, quella vera, muoio ma pancia piena. Poi quando sono arrivati questi russi, entrati dal cancello, con il mitra spianato, dico, oh, tipo i totovari, che noi siamo italiani prigionieri. Allora si è messo a gridare, allora sono detto, io italiano, ho fatto le feste, dico, non male. E poi di lì siamo usciti, siamo andati nelle case anche noi a cercare di qualcosa per vestirci, perché eravamo proprio lacerati in tutte le parti. E poi ci siamo allontanati. Tutto pieno di piaghe, il corpo tutto pieno di piaghe, pesavo 38 kg. È vero, ho detto prima, ero molto, molto sfinito. E quando sono arrivati i russi lì mi hanno preso, mi hanno portato in ospedale lì a Lublino.
e ci sono rimasto 3 mesi in quell'ospedale. Io ho preso un po' di forze e poi mi hanno portato in un campo di raccolta per poi mandarmi a casa. Solamente noi, disgraziati italiani, a 3 mesi dalla liberazione, a dire dalla fine della guerra in Europa, siamo ancora tenuti lontani dalle nostre famiglie. Cosa faranno? Cosa penseranno a casa? Staranno tutti bene? E la mamma? E pensare che contavo di essere a casa per il suo compleanno. C'era di tutte le nazioni d'Europa, c'era già un'organizzazione, mancava soltanto più l'Italia, non c'era nessuno che si interessava per l'Italia. L'Italia noi abbiamo capito, ma noi fino a ieri eravamo nemici di tutti, perché eravamo alleati con i tedeschi, quindi praticamente è inutile star lì a commentare che non vada bene. Nessuno pensa agli italiani perché possono morire anche tutti, sono nostri nemici. I russi ci incolonnano e si continuano ad andare avanti, ma ci ordinano di stare in un bosco a dormire. Eravamo a Ferkland, che è sulle rive dell'Elba. L'indomani andiamo alle rive dell'Elba, di là c'è gli americani. Un bel momento parte un barcone con un motorizzato, cioè un piccolo rimorchiatore con un barcone. E lì è cominciata la storia. Qui 10.000 persone con i russi armati. E là un ufficiale olandese, divisa, che comincia in olandese a dire: c'è olandesi? L'altro dice: vieni qui, di dove sei? Di Amsterdam, monta. Lì, ma lì, l'altro io, ma te sei noi? Niente, niente, via, lì, botte da orbi, qui e là, riempie, va via. E poi ne viene un altro, chiede i belgi, chiede i francesi, il mio amico ci saluta, in poche parole, è passato i francesi, è passato gli inglesi, è passato gli olandesi, è passato i belgi, sono ripassati i francesi, sono ripassati tutti, al finale siamo rimasti 4.000 italiani. 4.000 italiani. Proprio una selezione. I russi ci hanno detto, si torna in un lager, hanno cominciato a darci scatolette di carne e un po' di pane e ci siamo rifatti tutta la strada a tornare indietro, quasi la medesima, sino ad arrivare a un ex lager, perché bisogna, di Enixdorf. Ogni tanto lì nella sottostante pianura c'erano dei contadini, c'erano degli armenti all'aperto, andavo dai contadini a comprare carne, uova, eccetera. E quindi reintegravo, perché anche lì, il rancio era anche lì solo una volta al giorno, non è che ce ne fosse due, anche se eravamo sotto gli inglesi. Le cose non erano cambiate, forse un po' più abbondanti che non sotto i tedeschi, però solo una volta al giorno. Allora lì abbiamo cominciato ad andare a rubare. Le case erano tutte abbandonate. E praticamente cos'è anche capitato? Che gli italiani, quello d'arte di arrangiarsi, c'erano quelli che di notte andavano lì dove c'erano gli armenti e macellavano qualche capo e poi o lo portavano nel lager o addirittura andavano a venderlo ai tedeschi. Vabbè, noi ci arrangiavamo quello che trovavamo per forza, perché avevamo trovato delle buste che avevano i tedeschi e bastava metterlo dentro una pendola con in ebollizione e faceva la zuppa. Prendevamo 2 mattoni, un po' di legna sotto lì, facevamo quelle cose lì, poi qualcosa trovavamo sempre in giro da mangiare, insomma. Fino che è venuto un giorno, questa è la cosa più incredibile, che ci hanno detto: il campo chiude, vi mandiamo tutti a casa. Meno male. Sono 2 lunghi anni che attendo questo ritorno, che attorno adesso ho sognato e risognato. E ora mi sembra impossibile che il sogno si avveri, che si debba mettere finalmente la parola fine a questo tormento che ha un nome tanto più terribile in quanto per noi non ha mai avuto il suo vero significato. Prigionia. Finché poi sono arrivato io e non sapevo dove andare, perché erano mesi che non ricevevo più notizie, neanche io non andavo a casa perché la posta non funzionava più. Allora poi ho trovato un mio amico, mi chiamo Sergio, mi chiamo, dico, scusa. Allora mi ha detto: vieni che ti accompagno io dai tuoi genitori. E allora mi ha poi accompagnato, mi ha detto: aspetta,
io prima chiamo tua sorella perché si chiama Pietro. E allora chiamato, mia sorella si è messa solo a gridare, ero guato. Allora mia mamma tutta fuori anche piangeva, ma cosa vuole, sono cose che... E guarda, vado a prendere il mio tram e mentre contavo i soldi, perché in quegli anni il valore della lira era cambiato notevolmente, non lo sapevo, quei pochi soldi che mi avevano dati là a Pescantina, là a quel posto di soccorso, e mentre contavo i soldi del biglietto, il tram era zeppo di passeggeri. E allora questi cominciarono a guardarmi con aria malevola e poi fecero dei commenti a voce alta. E noi abbiamo avuto i bombardamenti, abbiamo avuto la tessera, il freddo, siamo stati oppressi dai repubblichini, meno male che i partigiani sono venuti a liberarci. E intanto mi guardavano il sottoscritto e la categoria che rappresentavo in certo qual modo, no? Come dire che io tornavo, noi tornavamo da una specie di villeggiatura. È certo che siamo stati accolti male, perché noi non eravamo esistiti per nessuno. Eravamo esistiti per i nostri parenti, per quelli che sapevano che noi eravamo prigionieri in Germania, ma gli altri in Italia ci ignoravano, perché i giornali non parlavano mai di noi. E di lì praticamente c'è l'idea di quello che successe a tutti gli IMI che furono accolti malamente, indifferentemente, piuttosto in certi ambienti addirittura guardati con sospetto, come fossero degli imboscati. Chi siamo? Siamo quelli che praticamente hanno perso tutto e che di fronte ai tedeschi hanno saputo ancora avere quel tanto di orgoglio che ci restava, pur subendo una prigionia tremenda, ma in certo qual modo non abbiamo ceduto. La Croce Rossa era passata in questi campi e aveva preso nota di quelli che erano sopravvissuti e ci hanno mandato la notizia che era vivo e c'era corrispondenza in corso. Noi che eravamo disperati perché da tanto non avevamo notizie, eravamo già preparati alla sua dipartita, il cuore si è riaperto non solo alla speranza, alla certezza. Lui è morto il giorno dopo. Gironi Ermete, deceduto il 19 marzo 1944. Pirani Aldo, deceduto il 20 marzo 1944. Cicuto Giovanni, deceduto il 21 marzo 1944. De Iullis Giuseppe, deceduto il 22 marzo 1944. Chiesa Prospero, deceduto il 24 marzo 1944. Ambrosi Antonio, deceduto il 29 marzo 1944. Galle Giuseppe, deceduto il 2 aprile 1944. Salghetti Marino, deceduto il 4 aprile 1944.